Buonasera a tutti, benvenuti qui alla sezione di interviste del giornale di Puglia Italia Notizie e MySalute.it. Stasera sono qui con Frankie Energy MC, benvenuto. Buonasera. E sono qui con un cantautore, è un rapper italiano che ha fatto la storia di questa sezione musicale. E ho due o tre domande da porti e ovviamente la prima è: sei contento di stare qui in Puglia? Evidentemente sì, cioè, la risposta è pleonastica, cioè, sono sempre felice di tornare in Puglia perché è una zona, un ambito in cui si è abituati a fare feste, quindi le feste vengono meglio. È la prima volta che vengo a Locorotondo e per un'occasione così mi sembra ancora meglio. Doppiamente felice allora. Decisamente. E un'altra mia curiosità, ecco, come è iniziata la tua avventura in questo mondo musicale? Come è iniziato il tutto, Ma ci ho scritto un libro, si fa prima a comprare il libro che si intitola Faccio la mia cosa, edito da Mondadori per Strade Blu, è scritto tutto lì dentro, sono Quindi diciamo 240 pagine in 4 minuti, non ce la faccio. quindi lasciamo diciamo Lasciamo la sorpresa questa sorpresa ai lettori. ai lettori. Perfetto, quindi un'altra domanda che ti volevo chiedere. Come prospettive future, hai qualche progetto in cantiere che ci vuoi svelare? Ma il progetto che ho più a breve, oltre a stare, sto curando gli adattamenti dei dialoghi, dei rap di un film francese che si intitola Tutti pazzi per Io, che uscirà a febbraio, ma prima ancora a ottobre debutterò a teatro con uno spettacolo dove porto in scena il racconto contenuto all'interno del mio libro, Ti faccio la mia cosa, che diventa un racconto scenico con musica, racconti, aneddoti, eccetera, sui palcoscenici di tutti. Insomma, tante sorprese anche nel futuro.